Speciale Fantacalcio, rubrica dedicata alla tua fantasquadra. La tua fantasquadra, la top 11 di questa settimana, vai Ciro. Sì, allora andiamo a leggere la nostra top 11 di questa settimana che ritorna dopo la sosta per le nazionali, quindi fate attenzione anche a chi schierare perché magari qualche giocatore ha faticato dalle nazionali, anche se devo dire la verità, quelli più importanti, giocatori più rappresentativi del nostro campionato o hanno giocato poco, sono stati risparmiati per questi amichevoli, direi abbastanza inutili a marzo. Ma Siamo abbastanza, sì. I calendari, Ma certo. Veramente in una stagione nel mezzo delle competizioni più importanti tra Champions e campionato, l'Europa League non si possono cercare amichevoli del genere a marzo. Io credo che sarebbe stato molto più opportuno aspettare la fine del campionato, magari all'inizio dei sì. mondiali e fare le amichevoli in una settimana. Ecco, vabbè, sarebbe stato anche più logico visto che ci si avvicinava poi al mondiale. Comunque, chiusa questa parentesi, poi dicono che Sarri si lamenta sempre, ma c'è ragione. Andiamo a leggere la top 11 di questa settimana con Perini in porta, visto che comunque io credo che insieme ad Alisson sia uno dei migliori portieri di questo campionato, ovviamente anche insieme a Reina, che è uno dei meno battuti, però devo dire che Perini sta facendo veramente, sta dimostrando senza infortuni finalmente di essere un portiere davvero pronto per una grande squadra, e io mi auguro che possa venire al Napoli. Per una volta buttiamo tutti in Italia e credo possiamo fare veramente un bel colpo con Perini. Poi difesa a tre con De Vrij della Lazio che giocherà contro il Benevento, e qui quindi scatenatevi con la Lazio, comunque l'impegno direi abbastanza agevole sulla carta. Poi Skriniar e Koulibaly completano la nostra difesa, che sono oramai due punti fermi e inamovibili, e quindi da schierare sempre e comunque. A centrocampo Milinkovic-Savic, inevitabile non metterlo contro il Benevento. Poi Nainggolan, che sta giocando decisamente meglio rispetto alla prima parte della stagione, sì quindi sì noi in ripresa vogliamo credere sul belga che giocherà a Bologna con la sua Roma. Poi c'è Zielinski, la nostra scommessa di questa settimana, che Piotr dovrebbe giocare dal Zielinski. primo minuto al posto di Hamsik, e vogliamo scommettere su di lui a Reggio Emilia con Sassuolo. Zielinski che tra l'altro viene da un bellissimo gol insegnato in nazionale, gran bel gol, la sua davvero. Bologna, davvero molto molto bello. E poi a completare il centrocampo c'è Ivan Perisic, che è tornato al gol in campionato con l'Inter prima della sosta. Il tridente d'attacco sarà formato da Mauro Icardi, che viene da 4 gol addirittura e quindi sta per raggiungere Immobile in vetta alla classifica dei canonieri. Anche Immobile ovviamente vogliamo schierare contro il Benevento, sarà una bella lotta questa tra Icardi e Immobile per il titolo di capocannoniere. Decisamente. E poi Mertens non può non esserci nel nostro tridente, ed è voglioso sicuramente Mertens di tornare al gol in campionato e di magari cercare, ecco, di portare il Napoli sempre più in alto fino alla fine. Lui che ovviamente si va a cagli con le insigne, per lui è sempre una scelta difficile, però diciamo che Mertens è quello che ovviamente anche fa più gol, e quindi puntiamo ci sta, ci sta. Mertens. E riepiloghiamo velocemente la nostra top 11, quindi Perini in porta, De Vrij, Skriniar e Koulibaly in difesa, Milinkovic, Savic, Nainggolan, Zielinski e Perisic a centrocampo, Icardi, Immobile e Mertens in attacco. Belle, belle scelte, alla quale si sovrappone Aldo, che invece lui schiererà la sua, o meglio, la sua di questa settimana, quindi non so se effettivamente ha questi giocatori. Allison. Questo è quel match di Coppa. Ah, ok, allora in bocca al lupo, Aldo, dai. Non male, non male. Allora, dicevo, Allison, Fazio, Manolas, quindi tre giocatori della Roma, Pezzella, Parolo, Vesino, Rigoni del Genoa, Cristante, Insigne, Mertens e Zapata. Non male, non male. È una bella squadra. Una bella squadra con due attaccanti fenomenali del Napoli, e Zapata che sta facendo comunque un buon ed un ex Napoli, quindi insomma, un trade union fantastico. Un bel trade union. Senti, a proposito, sì, ok, hai questi giocatori. Allora, visto che ci siamo, completiamo con il consueto inserto SS Fanta, tre nomi in alternativa all'11 base. Allora, tre nomi, sicuramente per chi ha Dzeko è un'occasione importante, quella di schierarlo in attacco. Ottimo. Perché a Bologna potrebbe davvero essere decisivo con qualche gol. Sarebbe l'ora, insomma, no, non per altro. Allora, spero che non sta vivendo Dzeko una stagione fantastica. Non proprio, non proprio. 2-13 gol in 28 presenze da parte, quindi comunque diciamo che è un attaccante da schierare a prescindere. Quindi Dzeko è la nostra prima scelta di SS Fanta. Poi, seconda scelta, io punterei, è da tempo che non ci puntiamo al Fantacalcio, io credo che su Simeone si potrebbe puntare. Solito giornata, Simeone. Fiorentina
partita per Odone credo che possa essere una partita per lui. Lui ha voglia di sbloccarsi, sta cercando il volo in tutti i modi, e quindi gli vogliamo dare una possibilità in questa partita. Simeone è ancora molto discontinuo, ma deve crescere, quindi ha sicuramente un ottimo potenziale. Poi, come terza scelta per la nostra rubrica SS Panta, io punterei sempre sul buon vecchio Quagliarella, perché Fabio Quagliarella, che però comunque è in dubbio, è in dubbio. Sì, l'avevo letto anch'io che era in dubbio, però in ripresa, qualora dovesse sì. giocare, noi invitiamo tutti a schierarlo, perché Quagliarella, tra l'altro, ricorderete contro il Chievo, che c'è pure uno dei posti della sua carriera, tra l'altro proprio con la maglia della Sampdoria, la sua che sta vestita da campo, col tiro da centrocampo, proprio contro il Chievo, e quindi è sempre questo ricordo di questa partita, proprio al 20 secondi, tra l'altro, e quindi insomma se potete, se gioca, soprattutto scade Quagliarella, che insomma, i 17 secondi li ha fatti quest'anno, è una delle stagioni più prolifiche per lui.